uscito Cirillo, la musica è finita. Gli amici se ne vanno. È passato. Che splendida nottata. Oh, amore mio. Avete visto qualche stella cadente? No, quest'anno no. Ma sono cadute poi. L'anno passato ne abbiamo contato minimo 6. Ah, però. Sì. E i vostri desideri si sono realizzati? 5. Ah, 5 su 6 è una buona media. Sì, ma il più importante per noi, signorina, rimane sempre una chimera. Addirittura? Sì, questo cazzo di governante. Cirillino, ma a quest'ora parlare di quel coso moscio? Scusami, Stefania, ma mi riferivo ai politici poveri che promettono e promettono in campagna elettorale e poi non mantengono mai gli impegni presi. Guarda come hanno trasformato il Parlamento in un porcellum. Ora c'è Renzi con l'Italicum, anche se io vero personalmente preferisco il Mattarellum, sai, mi dà più sicurezza. Sai, sono le 3 passate, Cirillo. Sì? Ah, ma sta fortino mio, Che ne dici se andiamo a dormire? Sono tutto mangiato dalle zanzare. Aspetta un attimo, ferma, hai ragione. Aia! Ci sono troppi zanzare. Mani. Lucca e tramonto, io direi Alma. Parole impegnative le tue, troppo sentimentali. Puoi dirmi perché mi hai lasciato da solo in mezzo alla pista? Mi hai fatto fare la figura dello scemo. Perché... mi stringevi più del dovuto, ecco. Mi sembrava che ti piacesse, con sapore di sale, restare stretta nella mia morsa. Forse sì, forse no. Però a me piace mangiare sciocchino, sai, bello? Bello di capo il tuo, forse sì, forse no, sciocchino. Era più di 10 anni che un uomo non mi abbracciava con tanta passione. A noi donne piace essere desiderate, ti puoi lasciare anche un po' andare, diventi complice, ma poi rifletti e trovi la ragione e pensi se sia il caso di continuare e magari commettere qualche altra sciocchezza. Sì, ma e di che tipo? Siamo maggiorenni. Anche il mio ragazzo era maggiorenne quando ci siamo conosciuti in discoteca. Ci siamo amati, abbiamo progettato di sposarci, poi a un certo punto lui mi ha detto: Stefania, senti, vado in Thailandia, sai, a fare l'addio al celibato. Quando è tornato mi ha portato una filippina che ha sposato dopo qualche mese e mi ha lasciato col buzzo all'occhi e con un figliolo che tutti i giorni si piglia per i capelli or tuo, dei figlioli. Sì, sì, ma figlioli a parte, la mia storia è ben diversa dalla tua. Come le rotaie del treno, la mia vita è parallela alla tua. Hai chiesto informazioni? Non ce n'era bisogno. No? No? Perché qui si sa tutto su tutti, anche se lo vuoi sapere. Oh, Stefania, ma davvero me le mi dici? Non scherzi, vero? Mi hanno perfino chiamato al cellulare. Oh, Stefania, secondo me il figliolo della Pisa non ti leva l'occhio di dosso. Se ne sono accorti perfino voi due, lasciamo perdere. E chi l'avrebbe mai detto? Quindi qui non sfugge niente a nessuno. E dimmi un po', di me che cosa sei venuta a sapere? Un bel quarantenne. Sì. Vedo. Tutto casa e lavoro, e soprattutto mammone. All'apparenza sì, forse un tempo, ma poi le cose sono cambiate. Siamo rimasti nella mia casa, io e il bimbo, dopo la mancanza di mia moglie. Ma mia mamma sta di sopra, è normale che ci vedano sempre insieme, no? E poi la mamma è sempre la mamma, no? Come ita la notte delle stelle? Ma direi bene, ho ritrovato tutto sotto sopra. E sti giovani di oggi me vedano il buio, sono come vulcani, vanno in eruzione, pum pum! Ha ragione, Arda. Una furia te a mettere piede a mollo nell'acqua, capito? Prima nonna, guarda, e ti dà l'età. La pomata è sul groppone, aspetta. Quella dei Paolini, guarda, visto? Nonna, anche stamattina l'acqua del mare è salata. Zitto! E ti piglia per Fiorentino, sa? Certo che l'acqua gli è salata. E va bevuta, mi raccomando. E perché non va bevuta, nonna? Perché a me l'acqua di mare e si diventa scemi. Aspetta un po', non mi ci ritrovo più. Sanza? Lei cosa ne dice? Diosa. Che si diventa scemi a bell'acqua di mare. Di certo bene un fa se la bevi. Bimbo. Ma. Nonna, il bimbo della Livornese fa gargarismi. E ti sembra persone normali, Livornese? Ma, io lo so. Io bene.
80. Su bagni se ne vede e se ne sente di peggio e di tutti i colori. Per regolamento d'azienda il bagnino deve essere imparziale. Però lei esce a più simpaticino Pisani. E ne leggo nell'occhi, ne leggo. Solo nell'occhi ne legge, Solo nell'occhi. Via, vuoi al bar a prendere un po' di affè? Macchiato rum. Più rum che caffè. O come fa quella torpedine di mattinata? Perché mi dà la caria. A casa vuoi, mia mami? Sta facendo letti, l'ho trovato tutti i piani di lucertole. Vai via. Nonna, vai. Oh, perché il bagno non urla così tanto? E perché ha bevuto? Troppa acqua di mare. E perché la sua moglie è sempre mezza svestita? Poverina, è sempre indaffarata, non l'ha vista. Sapore di sale, sapore di mare. Oh, Eva, già qui? E credevo di essere la prima sulla spiaggia stamani. No, e sono venuta presto perché volevo scialacquare in questo meraviglioso mare e godermi anche un po' di silenzio, sa? Ah, l'ha proprio ragione. Ancora per poco. Quando arriva il gruppo delle livornesi, è finito il benestare. Ha ragione. Ah, mi creda, Eva, quando sento tanta demenzialità, mi sento rodere dentro. Vero. Devo parlare poi della volgarità di quella gente. Via. Parolacce gratuite. Ma la sentite i loro argomenti? Ieri, in presenza dei bambini, parlavano degli attributi in dotazione agli uomini. Il marito ce l'ha sempre bagnato. Ma via, si possa sentire, Stesse venuti dell'acqua e c'è sempre il mare sotto la doccia, con lui. Nonna, cosa sono gli attributi? Cavallucci marini. Ora dopo si piglia il detino e si va a rufolare un po' qua sotto la sacca. Avete visto il bagnino, signore? È andato al bar a prendere il caffè torpedine. Zitto te, occupati dell'affari tua. Non dà retta a quelli che dice l'altra gente, capito? Il mio marito ha portato città pineta a folla pipì. Allora solo sotto l'arbero riesce a erogarsi. Ma potrei sapere che se vuole darmi Tarzan? Sape, se tante volte mentre rastrellava la sabbia, mi ha trovato un braccialetto d'oro, la mia bimba è ritornata a casa senza ieri sera. Questa gioventù c'ha il male di sangue d'addosso. Proprio pezzo, ballando. Comunque, se l'ha ritrovato il mio marito, può stare tranquillo, In passato ha ritrovato macchine fotografiche, asciugamani, persino un brillante, un ceccio grosso così. E poi scelotti, dentiere. Tutto riassegnato al mittente, Ora scusate, vado a vedere se ci ha finito di fare la pipì, così mi fa fare la doccia. Allora pagherai a farvi vedere come si lava la toppa da sola, nemmeno noi donne. Ciao bimbe, bacini. Ciao bella. Vedegliela. Mamma mia, allora non ho ancora capito se Tarzan e la sua moglie fanno parte dell'animazione del bagno o no. Sono tanto strani, sarete? Ma normale mi sembra proprio. Lei è un'altra cosa negativa di questo bagno. La direzione non dovrebbe permettere di far usare le nostre docce a quella scimmia. Le pelle verde, c'è tutte le docce intasate. Ma il bracciale senta un po' fuori. E gliela d'oro? Di lavoro, 10 grammi da 24 arati. Mi dispiacerebbe tanto non li trovasse più. Era un regalo che la mia povera mamma fece alla mia bimba per la prima unione. Peccato. Lei, guarda, volete sapere cosa? Di a voi, guarda, perché siete donne serie come me. Le più serie del bagno la topa. Non mi piace, Non mi piace parlare male della gente, ma non c'è. No. Mi dispiace tanto, ma sono venuta a conoscenza. Signore, bocca uscita, Ci sarebbe da fare urtellate con quelle livornesi. Ti sono della Venezia, le baruffe se ne andrebbero a cercarsene andrebbero. Ma volete sapere?
Ci hanno sempre da finire di pagare l'affitto della asina del mare dell'anno scorso. No! Gino non dice nulla, eh. Ma che è lei, Gino? Il parodi del bagno, ah. Se non si fa di loro muore, c'ha un culino, sì, guarda. Ma per portaglione piene di debiti. Ci vedo. Meno male, l'aspettavo. Speriamo che stamani ci abbia le zighe, eh. Prima c'era la banca, il mare che faceva l'arzelle fresche e nostrate. Mare, siamo belle, siamo fiere. Siamo fiere di venire sempre qui. E dove l'anno scorso? Pochi bollori, guarda va ancora buio. Zaina, guarda bene, c'ha tutto il costume attaccato al bube. Perché? Non si dice più sulla topa. Quasi quasi mi metto due pezzi. Meglio. Cos'è se faccio invece io? Me ne vado a fare una bella nuotata. Alla vegliaia! Diavolo! Alla vegliaia! Oi, oi. C'è sempre l'acqua ghiaccia a stecchizza! Un melevele più basia, sai, Zelina! L'altro giorno feci il bagno! Quando tornai a Riva, c'era il mio marito, mi aspettava, siccome è tanto complimentoso. Il primo complimento che mi fa, mi mette la mano sull'isola di Ponza! Zaina, che topa ghiaccia! Mi sembra una pratessa! E corsi subito a ripari, andai a fare una doccia bella caldarda e poi ritornai nell'asina. Siccome mio marito, signora... Sì? È un buon gustaio. Gusta! Dice, Zaina, così mi garba, è quasi meglio del 5-5. Zaina, mi dici prosa, ma tuo marito, stasera... La sera quando torno da lavorare te ne fai complimenti 5-5 a parte, eh? Ma io la mano gliela metto sempre sul toppone. Oh, no. Una bella mucata. Ma no, fame! Ma come fame? Sì. Hai fame? Sì. Oh, no. Hai finito ora due etti di macellone, mezzo di fame, un uovo sodo mangiato al guscio. Hai inzuppato nel caffè latte 8 marie col burro e la Nutella. E poi, signora... Sì? Ha voluto anche un calzuccio di pane con fagioli. Ha fatto una scurreggia e mi sei scoppiata la lampadina. E hai fame? Sì, ho sempre fame, è certo. Ma te, bellino, domattina ti furgo, sai? Domattina ti furgo, bella di mamma. Te sei disturbato. Io... Sei disturbato. Io non sono malato, fame! Te l'ho detto, sei disturbato. No. E ti faccio un bel bicchiere di cetrato col cremone e poi se non bastasse ti faccio un glisterino di Apovilla. Così cai male. E muore tutte le meduse. Allora, signora... Sì. Fa certe scurregge puzzolenti che a scuola lo chiamano il rigassi fiatore. E poi gli dio altro, signore. Da quando è venuta sta in casa mia, mi ha fatto venire riccioli alla fiera. La sera mi tocca pettinare e mettici vecchi, sennò mio marito trova il buo. Lo sa, signora, l'altra notte, mentre annaspava, ci ho letto tutto un romanzo, Le notti erotiche di Messalina. E poi, signora, oh, ma di a lei, signora, sì, eh? Altro. Mi ha fatto morire asfissiata la tartarughina, no, che avevo comprato alla fiera di Sant'Antonino per far compagnia a pesci rossi. Morti asfissiati anche loro. Nonna, oh. Chi è Messalina? Un devi ascoltare quelle di non rivolnesi, Vito! Sì, ma chi è? Oh, no. Allora, senti, c'è la messa andata,
c'è la messa in latino e c'è la messalina. Quando la messa è la piccina. Oh, e pensare che ci sto tanto attenta a quelle mangia. Tutta roba genuina, niente troiai. Allora, fame! Uffa, bimbo! No! Oh, Zelina, fammi un piacere, vai di là, prendimi quella zuppiera di baccalà sotto il pesto che ho fatto stamattina. E poi ci fa venire a te voglia, perché per desinare c'è la zuppa diavolo nero. Poi ho rifatto il picchiato e le patate. Il baccalà sotto il pesto, l'inzeri sotto il pesto e poi c'è il prosciutto, il popone e il comero. Oh, Zelina, fammi anche un piacere. Svegliami un po' anche su madre, vai. E poi? E poi, e poi, e poi? Ti serve altro, bella? Guarda, cara, che io vengo al mare per prendere il sole, hai capito? E non per andare su e giù a pigliarlo del culo. Zelina! Queste parole davanti alle forestiere, oh. Da chi abbia preso la mia sorella non lo so, io sono tante due. Ho fatto lezione di bottò in via Tonci. E poi mi dico altro, signora, quando la mia mamma la iscrisse all'asilo delle sore di Santa Maria Annunziata del Santo Spirito via Nardini del Spottimo Smignotti, dopo me se la mandò da casa. Povera, perché la sora gli chiese, te Zelina, le dici mica le parolacce, vero? No, sorella, ci mancherebbe altro. E le tue amichette, porca troia! Nonna, cos'è la troia? È la razza marina. No, signore, sono donne che stanno in turbiale. Poi mia madre, sempre per mandarla all'asilo, la iscrisse all'asilo delle sorelle di Shanghai. Un giorno la bimba tornò a casa con un segno di sul collo. Mi padre spaventato, cosa ha fatto bella di mamma? La sora mi ha messo un castigo con un sasso legato al collo perché ho cantato bandiera rossa. Mi madre non bestemmiò perché è tanto devota alla Madonna di Montinero. Però ha perso il lume dell'occhio, si messe le gonnelle in capo e via di orsa verso le sore di Shanghai. Per l'appunto per giorno, signora. Ah, sì? Se l'ha messo le mutande. Così tutta Shanghai li vede la topa il culo. Fini anche sul bernauliere. Donna con le gonnelle in capo correva col culo. Ecco. Senta un po' forte. Nessuna di noi l'ha chiesto il curriculum di sua sorella. E a noi certe cose non ci interessano proprio. Tanto meno ci interessa quello che fate la notte, che mangiate o che fate il pettine, sa? E tanto per essere chiari, hanno altre signore che non siamo forestiere, non ci importa proprio nulla di quello che fate. Pito! Oh. Beh. Oi, oi. Fa la comunione, per caso? Ha ragione! E ora bambino. Poi dopo vedrai ti sistemo io, ha ragione, sa, sì. A settembre deve fa proprio la prima comunione. Ma è bravo però, Sì, è bravo, ma ora pure però, così ci si pensa noi. Studia però. Pitonini! E ci si pensa, vai. Oh. Ora ci ripenso poi. No, perché io alle cose ci ripenso dopo. Ah. Tanto per riessere chiari un'altra volta, semmai noi, forestieri, lo ripeto, siamo siete voi che siete sgradite ospiti delle nostre spiagge. Ripeto! Il prossimo anno ci sarà più aria fresca su questo bagno, vero Tarza? Le temperature non sono sempre le stesse. La mattina, quando l'aria è più fresca, i primi a svegliarsi sono i coccodrilli e mentre sbadigliano aprono la loro grossa bocca, pronti a divorare tutto ciò che vedono. Dalle 10 all'11, quando l'aria è più mite, svolazzano gli uccelli, strisciano i serpenti, le faine abbandonano le loro tane e a mezzogiorno, quando il sole picchia in qui sul collo, poi, dopo mio richiamo, arriva lui, il re della foresta.
pronto a divorare tutto ciò che vede. Se sincera, Tarzan lo sa. E a un certo punto piacere io che i livornesi vengano a far parte della nostra provincia. Con la fame ci hanno di volersi mangiare tutto. E vorrei si mangiassero anche la nostra bella torre, Pito! Da parte mia non meriti nemmeno una risposta. Pito! Dedo! La prossima scurreggia è fai, parola da loro. Così le trovano alla Meloria senza sapere chi ce la portate. E se cascate in mare, nemmeno il pesciano più affamato vi mangia da quanto puzzate di voltiglia. Ah, ma allora era lei! Era lei che stamani friggeva il baccalà! Perché? Un odorino d'aglio! M'ha fatto venire tutta l'acquolina in bocca! Tempo fa bretti un poino dal pizzicagnolo, erano tre pezzetti, ma a vederlo c'aveva un bel aspetto. Ma quando l'assaggiai, non le dico! Lo buttai via tutto, per i soldi. L'hai buttato via? Sapeva d'una seppia. Prima di tutto si dice non sapeva d'una seca. E poi l'ha buttato via, beh, mi vai in sede. Come si Onini, lo sai cosa ti fa? Ora nonna ti porta a fa un bel giro sul patino, E l'anco lei detta? Ah, sì, di sicuro, sì, ma pronto meglio. E respiro anche un'aria più sana. Andiamo. Sì. Oh, nonna, io sul patino ci vado con babbo quando viene. Io di voi non mi fido. Sentilo. Prima che sia sveglio il tuo babbo, ha ballato tutta la notte. E lei? Come fa a saperlo? La notte di San Lorenzo e ballano tutti, perfino l'ombrelloni, Signora Zaira? Sì? Lei ha ballato stanotte? Fino alle tre la samba sull'uccello del mio marito. Nonna, cos'è la samba? Gli è in ballo latino. Che cos'è latino, nonna? Buffa bimbo, che palle, mangi mai a scuola! Prima di tutto si dice scuola con la U e no scuola o la O. E poi pensi proprio la sua di figlioli. Cioè, ma guarda un po'. Onini, il latino, gli è ballo latino, punto e basta. Anzi, nonna, ora, e te lo fa anche vedere, guarda un po'. Davide, beata lei! Il mio di mariti, l'estate va letargo, s'arricciola tutto nelle iocciole, mi dà noia il cardo, la piccicume, il sudore, s'addormenta tutto nudo, con le gambe tutte spalancate, ti senti il ventilatore acceso, e l'arma puntata al soffitto, come il nostro buccellato. Buono il buccellato! Ma cava anche lei! Mangiate morti! Sì, sì! Allora, dicevo, come il nostro buccellato, guai a toccarlo, guai a mangiarlo, va su tutte le furie, ma quando rinfresca l'aria, e mi dà tutti l'arretrati, sa? Beata te, io avanzo sempre l'arretrati dell'altro anno. Sentite, ma i vostri mariti armano bene? Il mio? E c'ha un fucile da caccia al cinghiale. E il suo? E uno solo. Ma sono cose talmente private e intime delle quali non posso certo parlare a una prima persona, poi quando sono concentrata qui sulla lettura della Divina Commedia del grande Dante Alighieri, mio concittadino, vero fiorentino, sì, me, sì, me. Sì, tradirei non essere disturbata. Perché la domenica mi lascio sempre sola per andare a vedere la partita.
vita di pallone. Perché? Perché? Quelle palle non le fai neanche a me. Buongiorno. 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 Avete fatto cotto e mangiato? No, si è fatto buono, saporito e con gusto. Sì. Avete dormito bene stanotte, signora? Più che dormito, c'è chi ha fatto nottata con gli occhi sfavati così. Signora, via. Certe parole se le tenga per sé di mattinata, scusi. Ma come mai, signora, l'umidità? Ma secondo lei dice che il suo marito c'ha, come posso spiegarmi, l'attributo? Da famiglia! Per tre famiglie. Accidenti! Molto ma molto allargate. Accidenti! Ce l'ho mio mando mia mai in spiaggia, sai. Ma senta, ma suo marito in spiaggia non viene mai. Appunto, gli dicevo, non viene mai. No? No. Perché senta, dorme fino alle 11, poi si sveglia a fa colazione. Poi legge i giornali, poi si riposa, poi si risveglia e gioca a burraco e fissato, mamma mia. Poi ridorme e poi via, e così tutto. E fa un riposino sempre a gambe allargate. Certo, però glielo no, senti, ma senti, ma se dormi fino alle 11 c'è tutto il tempo per una visitina a quell'attributo, che ne dici? Scusiamo, signora, scusi, qual è il numero del bungalow? Ascoltate, il problema non è farvelo vedere, ma è riaverlo poi indietro tutto intero. Sì. Ma signora, ma per chi ci ha preso? Per due curiosoni di bocca larga. Serata e dalle carte ho visto che voi due prendete parte alla corrida. Certo. Sì. E avete nome d'arte? Non vi aspettate grandi cose da noi. No. L'importante per noi è partecipare. Certo. Ma avete un nome d'arte? Sì, abbiamo pensato di chiamarci il tuo gabbiano. Sa, a noi piacciono gli uccelli. E cosa canterete? La paranza. Sì. La paranza. Sì. Buona la paranza, un pugnino di limone. Sì. Sentite, ma se facciamo una piccola prova per sentire la vostra tonalità? Cosa ne dici? Ma sì, dai, siamo qua, proviamo. Venite, venite che proviamo, giù. Sì, eccoci. Allora, andiamo con la paranza. E la paranza è una danza che ebbe origini nell'isola di Ponza, dove senza concorrenza sempre in forza tutta la cittadinanza. È una danza, ma si pensa, rappresenta l'abbandono di una stronza. Dal Calvario alla partenza c'è una stronza, sì, una stronza. Uomini, uomini, c'è sempre una speranza. Bravo, bravissimo. Ci avete preso un po' alla sprovvista, ma stasera sicuramente andrà meglio. In alternativa potrei fare anche il pulcino pio. È vero, Alice? Sì, certo. In caso di vittoria, sai, si fa per dire. Per il bis, noi ci abbiamo la tortellina, ci abbiamo la ciliegina sulla torta. Il dadaunco! Sì, dadaunco! L'ultima volta che l'hai ballato ci sei anche smoccolato. Ma ora sono guarito. Sì, dai. Comunque il Dada Umpa, le Kessler. Le Kessler. Sono intramontabili. Ma perché non ci date un assaggino subito? Sì, facciamo. Ma sì, facciamo anche qua, ma ci siamo. Vai con le Kessler, via. Sono sempre aperte le iscrizioni. Mi piacerebbe tanto partecipare alla corrida di stasera. Cosa fai, coppia Concita? No, cantessella. No, faremo un duo.
Ah, il duo della foresta nera. E cosa canterete? Canteremo Mi manchi tanto. Vuole prendere anche la nostra tonalità? Cacco. Certo che la prendo. Mi manchi. Ah. Mi manchi. Mi manca il tuo bel viso, mi manca il tuo sorriso, quando mi sveglio penso solo al coccodrillo. Ti piace e lo mangi, lo tieni stretto con i denti e con i guanti, mi sveglio all'improvviso, ti copro il brutto viso e mi ributto coi leoni nella giungla. Mi mangi! Ma vai a pacchiottole! Oh, ma se non vi piace vi faccio il barbiere di Siviglia! Fammi la barba alla fia! E allora vi fo la straviata, sempre libera del ciglio folle. Però bravi, bravi, finissimi anche loro, che serata. Signora Zaira, dimmi, ma perché non partecipa anche lei alla corrida? Oh, vedi, bellino, se trattasse di una gara culinaria potrei anche partecipare, perché sai, sono sempre ambata a mezza tegami, ma per cantare un culo me loro, non davvero. Ma potrebbe raccontarci una delle sue storielle, quelle un po' piccanti? Dici? Però in gara ci sono anche loro, eh. Loro? Sì. Ma si fa dopo, mi dice poi. E con quale repertorio? Mi viene da ridere soltanto a pensarci. Sarà una sorpresa. Sappia che la più presente è Derna Nicolini. Lei è un'insegnante di letteratura al liceo classico Maria Grazia di Letta della Rotta. E mi posso permettere di leggere qualsiasi canto della Divina Commedia, dall'inferno al paradiso. Oi oi, ascolti, signora Zaira. Lei la legge, per dopo io. No. Lei la legge la Divina Commedia. Mentre la signora Zaira Trombatoni di Livorno, maestra di acciucco, di baccalà sotto spesso e di frittelle di farina dolce, la Divina Commedia la sa tutta a mente. Nel mezzo del casin di nostra via mi ritrovai all'inferno, stretta di ulo e larga di via. Ma lei è una menzione superata e vergognosa della Divina Commedia, vero ragazzi? Oh, Eva, non ho mai sentito parole di così bassa ignoranza. Ponti ci devi un fonte, bella, loro lì. E sono livornesi, e come tutti i livornesi, a di bene, si hanno fatto la terza alimentare. No, sì. Bellina, ho fatto anche la quarta macelleria. Per farvi ciucciare l'osso delle bistecche. Sì. Ma forse la signora non lo sa cosa disse Dante dalla cima del monte. No. Non lo vogliamo nemmeno sapere. Noi sì, lo vogliamo sapere. Io l'ho scopersi nel fondo delle grotte. È meglio un culo sano che 100 tope rotte. Sì. Lo disse Dante, lo confermò l'argilia. È meglio il pisello della figlia. E l'ho detto. Signora Zaira, dimmi, bella. La sua sorella, il baccalà, come lo porta? No. Siccome te sei abituata a lasciare le finestre spalancate, e la sua sorella guarda e con due occhi così davanti a guardare il buccellato del tuo marito mentre dorme. E voi state lì. Mamma mia, ma che serata! Pisani e Livornesi insieme starebbero bene anche sulla Luna. Su Marte farebbero divertire anche gli extraterrestri. Sono sicuro che stasera avremo come ospiti gli UFO. Nonna, cosa sono gli UFO? Dice di Urbani! Ciao ragazzi, ci vediamo più tardi! Ciao!
mi sembra faccia un po' più caldo. Sì, parecchio più caldo. Signora, questo è il giornale che mi aveva chiesto? Sì, sì. Bisogna sempre essere aggiornati. Certo. Io posso fare a meno di studiarvi l'andamento della borsa e la valutazione dello spread. Certo. Signora, a lei le piace lo spread? È troppo gassato. Mi porti sul pedalò? Dopo, Ciccio, dopo. L'hai spento il gas? Ma se per quello o l'ho nemmeno acceso? Sei ancora digiuno? Ho fatto colazione al bar, il cappuccino e pezzi. Ah, dite la verità. Ma sarà bello il mio bimbo, guardatelo un po' qui. Ma per favore. Lo sapete? Ha fatto il granatiere al Quirinale quando era presidente, niente po' di meno che Cossiga. Ma voi l'avete fatto il militare? Sul subito mi avevano scartato. Una rabbia, guarda. O come mai? O faceva di petto? No, non faceva di uno. Dopo il ricorso al Consiglio di Stato, fui arruolato nel terzo reggimento fanteria e mi mandarono al fronte. Una guerra di notte e di giorno. Ma cocingolati a mandamissili nel deserto, eh? Ma no. La sera nelle docce, a lavare soldati tutti polverosi e... E vogliosi di lavarsi. E poi quando andavamo nel Sahara e raggiungevamo l'oasi e c'era lì la palma e cadevano i datteri e li facevano raccogliere a me. E ogni volta che ne raccoglievo uno... Meraviglioso! Ascoltate, meraviglioso! Comunque, devo dire che i granatieri sono tutti dei bei ragazzi. Quando ho fatto il militare io, ce n'era uno, alto come lei, che tutte le volte, sotto la doccia, gli cascava la saponetta. Ed io glielo raccoglievo, vedevo le stelle! Comunque, è stata una grande esperienza, credo, la sua. Per quello sì. È stata una bella esperienza per te. Ho fatto il picchetto d'onore a papi, regine e capi di Stato. Dire tu, e come mai hai lasciato? Io ci sarei rimasto anche a rifare i letti senza stipendio. Io ho pulito le docce. Vent'anni fa io dovevo fare una scelta di vita. Il presidente Cossiga si era dimesso 6 mesi prima della fine del mandato. Al Quirinale c'era Maretta per via della strage di Capaci e io avevo conosciuto una bella gelataia romana, la sua adorata mamma. Sposato. E poi le cose andarono come andarono. Se la vi? Sì, se la vi. Alla vita va avanti, no? Ciccio, andiamo a fare un tuffo? Ma pensavo, Adamo, di rifarci una famiglia, lei. Ah, l'occasione! E lo siamo mancati, sa? Sì, sotto Asa. E c'è la fila delle donne lo vengono a cercare. Tanto è un po' bello, mio bimbo, vedo. Anche al mare, signora, è gettonatissimo suo figlio. Senti, Adamo, posso darti un consiglio? Dimmi. Sì, vieni qua. Testa buona, non aspetta. Senti. Evita di andare troppo con le donne. È pericoloso, vero Fofo? Sì, senti, uno scienziato americano ha scoperto, dopo anni di ricerca, che gli uomini che vanno spesso con le donne è pericoloso, gli vengono i tumori maligni alla prostata. Ma non dite fesserie con le fesserie. Sì, ma ti spargi la voce. Spargi la voce. Piuttosto. Io devo andare in Nirvana a parlare con degli amici. Vieni con me? Sì. Andiamo, dai. Babbo, Allora se andiamo a Nirvana, puoi fare il bagno in piscina. E vado. Io. A chi ora vuole fare il bagno in piscina? Voglio. Ma lo sai che nel bavoglio non si trova nemmeno la oppe del cantiere? Ah, oh, se vuole puoi venire con noi il bimbo, Zaira. Mi raccomando, mi faccia star un pensiero. Ci sarebbe la palle ortellate un suo madre gli succedesse qualcosa. Sarà tutto sotto controllo. Andiamo, bimbi, andiamo. Babbo, aspetta un attimino, devo prendere gli scatoli. Non ti aiuti. Ale. Finché un ritorno non sarà un pensiero, mi raccomando, ci faccia attenzione. Ma ha mangiato il bimbo? Sì, può fare il bagno, sì. Il mio poi. Signora, ma lei non deve stare troppo in apprensione. Ormai i ragazzini sono grandicelli, non possono sempre stare attaccati alla sua gonnella. No, ho capito, io sono responsabile. Hai fatto stanca in pensiero. Oh, mamma mia, perché ci ha messo tutto questo tempo? Perché mi sono fermata.
a sbilusciare il buccellato del suo marito. Ma sarà tutto vero. E voi statevi a prendere il sole, invece di andare dell'albero della Lucania. Allora, oh, sono rimasto all'osso in gola, guarda. Ah, in mena. Io ti ho fatto la fotografia. E la porta scema della tua. Ecco, brava. Ho tutto il baccalà, che fine ha fatto? Quelli, tre pezzi l'ha presi là, guarda. Ha detto, ne hai detto te. Quattro pezzi l'ha borsuto il suo marito, che li mangio mentre è già burrasco. Oh, combino questo. Starebbe sempre le arche in mano del fissato. I giocatori del burraco, e se ne porterebbe anche a letto. A voi vi piace giocare a carte, fiffo e foffo? Sì, la notte. A scopa sono imbattibile. La farebbe una partita con noi, suo marito? No, ma con me è uno scopone scientifico. Lo volete finire voi, questo baccalà? Ma signora, il baccalà noi. Fossero fagioli all'uccelletto. È vero, salti topa, signora. Non mi sarei mai alzata dal letto stamattina. Buongiorno a tutte. Buongiorno. Ah, ci dico! Stefania! Bello. Stefania, il caffè di mattinata, a quest'ora, mamma mia! Ma sì, mi piace tanto, sai quando mi alzo tardi. Senti, mi spalmi un po' la crema sulle spalle, vieni. Senti, abbi pazienza, Stefania, guarda, ungirei tutto. Un cipresso, un cammello, un elefante. Ma quando tocco una donna, figlio la scossa! Mamma! Vieni! Vieni, su! Oi, oi! Torno la è un mese viene al mare, sei bianca come una medusa! Mi piace la bronzatura, ma quanto basta. E poi prendere il sole fa male, soprattutto a una come me che sono bianca, appunto. Signorina, ma che crema usa? Una lozione riparatrice dell'Oreal. Oh, ma dai, da dov'è, mamma? Ma dove l'ha mandato? Ne è voluto andare con il suo figliolo e il suo nipote a fare il bagno all'infana, piccina. Ma hai perso il cervello? Mandare Dedo con uno sconosciuto? Ma io lo so. E voglio il mio ammiritiglio, o dormi bimbo, sa? È un mese che in spiaggia vi scambiate saluti. E poi, anche se è un fisano, un euro sconosciuta. Mamma, è buona educazione e rispetto salutare chi mi saluta. Ma stanotte, quando parlavi con Adelio, non mi sembravo tanto sconosciuto. Capisco che qui non sfugge nulla di quello che succede in questo stabilimento balneare. Stavo fumando una sigaretta al fresco quando questo ragazzo mi ha invitato. Naturalmente anch'io ho il diritto di svagarmi, no? Ho il diritto di stare sotto le stelle nella notte di San Lorenzo. E poi non era tanto male, le ragazze. Hai fatto bene, Stefania. Ci avrei parlato anch'io. Senti, mamma, ma... No, ma... tu devi parlare solo con me. Come dice la signora di Pisa, Pito! Mamma, senti, ma dove sono andati, ha detto? Sono andati al bagno del Nirvana. Ma siamo sicuri? Ma in giornale a cosa serve, signorina? Allora ci vado, sai, intanto lo so dove sono i Nirvana. Lo sappiamo, vero mamma, dove sono i Nirvana? Lo so anch'io dove sono i Nirvana, ti ci ho sfiato. Mi raccomando. Oh, stai attenta, mi raccomando. Di che un ritornato sarò un pensiero. Senta un po' voi, lei. Lei. Dici a me? Sì, diciamo proprio a lei. Ho sentito che poc'anzi ha chiamato il mio bimbo, Adelio. Sappia, il mio figliolo, e si chiama Adamo. Ha capito? Adamo, come il primo uovo in sulla terra. Allora lei ha conosciuto Adamo. Che fortuna! Ed ha campato una scea. Ecco perché Dio lei si chiama Eva, come la prima donna, vero? Esatto. Dopo sei figlioli maschi, e nacquetti io. E siccome gli ero la prima figliola femmina della famiglia, la mia mamma, e mi battezzò col nome di Eva, Pito. No, ho capito. Sicché Dio voglio dire, scusi, così tanto per saperlo. Lei si chiama Eva. Esatto. Il suo figliolo Adamo. Esatto. Il suo nipote Abele. Esatto. Ora Dio, ci manca Caino e poi c'è tutto il Vecchio Testamento. Certo, di che fantasia in famiglia. Zio, tu
e il mio marito si chiama Caino, sa? Come dicevo? Allora, se si chiama Caino, un episano. Puro sangue, nato in via della Stalla Stretta, in Borgo Largo. Ma in Borgo Largo i pisani si chiamano Caoni. Odetta, non l'ha sentito? Mi parla con questa gialucca, ustissima. Signora Zaida! Sì? La pisana l'ha offesa! L'ha chiamata scialucca. Stai a sentire, bellina. Io sono livornese. Tutta Livorno. E te sei di Lucca. Quindi scialucca sei te. E cosa vorrebbe dire questa parola? Scema cretina, abite budella. E per fa prima ti dice scialucca. Ha detto budella a me. Sei diventato miliceo! San qui, san qui, san qui, tutta per te! Hanno una spontaneità più unica che rara in questo mondo di popoli. 11 agosto la chiesa festeggia Santa Chiara. La direzione del bagno La Toppa augura a tutte le chiare un felice onomastico. È stata meravigliosa, anche alla mia moglie è piaciuta tanto. Grazie. Piuttosto come abbia fatto a vincere la sua vicina d'ombrellone, non si sa, eh? È proprio vero, chi c'ha più santi va in paradiso. E l'hanno votata, solo per piacere i buzzurri dei livornesi, sa? Io come minimo e mi meritavo il podio, mi meritavo. Ma cosa le devo dire? Il modo di parlare dei livornesi è unico al mondo. Come potrei spiegarmi? Sono superficiali, eh? Non sanno nemmeno loro di essere nati a Livorno. Provi a chiedere perché Livorno si chiama Livorno. Non lo sanno. Fanno una figura di... fammi sta zitto, vai. Davvero non lo sanno? No. Ma lei lo sa? Bene. Nell'anno 00, come la farina, sì, questa spiaggia anticamente era una cala. Il Signore prese un vento dall'Afria e l'agitò su queste dune per purificare l'aria. No. E chiamò quel vento, dalla chiara origine libica, Liberce. Liberce. Insieme al vento arrivò da terre sconosciute un gigante, dal nome mitologico Ercole. Ercole? Questo pescatore aveva un labbro piuttosto marcato e i vicini contadini lo risoprannominarono Labbrone. Ecco di fatto nascere il nome Calambrone. Calambrone, da Cala, da Labbro.
altro. Fu così facile ai tanti studiosi del tempo aggiudicare la residenza di queste dune proprio a loro, ai labronici, ai livornesi, già 3.000 anni fa. Ma senti, popo, già 3.000 anni fa e ci vedeva per la città, già? Sì, sarà anche gente di città scoglionata. Buon avanto ti pare, ma sempre pronta a fa una bella letiata. Ah, ha centrato proprio l'obiettivo, sa? Che? Mi posso fidare di lei? Oh, tata, e sono una tomba io. Questa sera sì. Al nostro bagno verrà celebrato un matrimonio. No, davvero? E chi si sposa? Alessandro Preziosi e Fiorella Mannoia. Alessandro Preziosi e Fiorella Mannoia, non ci posso credere. O perché? E le hanno scelto proprio il nostro bagno per fare il matrimonio? Perché quello succede la notte al bagno La Topa, è magico. Ah. Mi raccomando, la direzione non vuole si sappia nulla, è una sorpresa. Mi posso fidare di lei, bella signora, vero? Il forte vento e un m'ha fatto sentire le ultime due parole, me le ridice? Mi posso fidare di lei, bella signora, vero? Oi, bella mamma mia. Oi, oi, sono tutta suda. Oi, bisogna mi metto un po' a sedere. Ma che venga a sedere, venga lì, venga lì. Mi devo riprendere. Si rifigli, venga lì, venga lì. Guarda, mi sono un po' sente. Guarda, mi sono un po'. Ma quanto. Ma quanto è bello Tarzan. Ma quanto è canto Tarzan. Ma come salta Tarzan. Ma quanto urla Tarzan. Tarzan! Tarzan! Comunicazione di servizio. Il panino è desiderato alla reception. Voglio provare. Un'altra rottura! Oh! A casa voi sto friggendo granocchi! Ma se non mi salta andare la padella, poi ci vuole il retino per ripigliarli! Torna di là, muoviti! Muoviti, pagliava! Muoviti! No, no, no! Oh, quanta acqua di mare ha bevuto il bagnino per urlare così? Secchiate! Sai, nonna, ho saputo perché l'acqua di mare è salata. Davvero? Sì, perché tutti i bagnanti ci fanno la pipì. O chi è che ti dice tutte queste cretinate, eh? Me l'ha detto Dedo. E Dedo, e un devi stare a ascoltare quello che ti dice il livornese. E te l'ho già detto, fai peccato. Pito? Anzi, guarda, lo sai se si fa? Dai, vedi, eh? Dov'è? Ora si ripassa un po' di catechismo e si fa anche un po' di lezioni. No, nonna, dai, al mare no. Sì, sì, al mare sì. Ci mancherebbe, sei o tu? Allora, dove lo metto? Ecco lì. Chi ci ha creato? Ci ha creato Dio, l'essere perfettissimo creatore del cielo e della terra. Signora Bisese! Bisese? Sì. Dice a me? Sì, ma che devo dire? C'è nessuno. Se parla a me, allora deve sapere. Perché mi chiamo Eva. Eva si ama, che bello mino, piccino, piccino, ma proprio bellino. Eva, Eva, me lo mettono i miei genitori quando l'acquetti, sa? Eva. Allora porga tutte le mie scuse, signora Eva. Eva. Come la prima donna in sulla terra, Pito! Ragazzi, senta, me l'ho riproposta di portargli a passaggiare quella lagunara di mare, sa? Sì. Ma il pesciaiolo aveva finito le zinche, peccato, diamo la verità. Peccato, ma davvero, grazie lo stesso. Una cosa diversa. Che? Mamma mia, che prati allo zoppo, un pari a soffiare. Buongiorno a tutti! Oh, Dedo, buongiorno! Senta un po', o cosa vorrebbe dire lei con chi sta... Sì, buonanotte, domani lo dico, aspetti un po' io.
chi sta con lo zoppo e impara a zoppiare, cosa ah, vuol dire? Ma chi sta con lo zoppo e impara a zoppiare, è un vecchio detto, Eva. In parole povere, frequentandosi due persone, i difetti dello zoppetto li prende anche quell'altro, che fino a quel momento non aveva difetti. Ah, ecco, ho capito, da sì sì. Oh, Dedo, te lo sai chi ci ha creato? Come messo una fiatata per due bimbi, fai un fratelli, faiano. E meglio palaia, Ma l'hai visto bene i miei nipoti? Visto sì. E le fate di Livorno? Sì. Ma senti un po' poi il discorso che vuoi sentire di mattinata, no? Nonna, oh. Sai chi mi ha creato? No, chi t'ha creato? Babbo e mamma. Seconda! Oh! Oh, io! La sa l'ultima! No, come? Ho ritrovato il telefonino! Ah, no, meno male, non era tutto un scherzo! L'avevo lasciato sul davanzale del mio bungalow! Ma meno male, allora! Credevo si ripetesse la storia dell'anno avanti! Oh, non eri padrona di far due passi sulla battigia o a mettersi, allontanarsi all'ombrellone? Oh, che ti spariva sempre qualcosa! O a me, o mi sparì di tutto, Bimbe. Cosa? Oh, mi sparì il portamonete. Diavolo! No. Oh. Mi persi 3 giorni di mare per i falegnavi di Asa e della macchina. L'arta di reddito, la patente. Poi dentro al portamonete c'avevo un pacchetto di Santini Osì che me l'aveva lasciato la mia povera nonna. Bimbe, c'era dentro la Madonna di Montinero, Padre Pio, Santa Lucia, Sant'Antonio, San Pico Palino, insomma ce n'era un sacco. Mi è toccato far giro delle 7 S per riaverli tutti. Senza poi considerare che c'era dentro anche in 50 ore, vero? Oh, mia Polino! Ma mi ricordo il cellulare! Sì. Sono levata alle 6 di mattinata per preparare l'aulazione al mio marito, se no fa tardi a lavorare. Sua madre è rientrata dopo mezzanotte e dorme menaghira. La mia sorella poi in tira un plagnolo da un buo. Allora, ho rifatto letti, ho pulito l'asa, ho fatto la pappa, la panzanella, ho fatto una lavatrice da asciugamani tutti olore e poi, signora, mi sono rifatta le mani, le unghie delle mani e dei piedi. E poi, signora, mi sono fatta un meritato bidet. Ho messo anche il rossetto allo stretto dei Dardanelli. Ai, ai, perché il mio marito l'altra sera si lamentava. Zaira è salata! Zaira è salata! Acceste, prendila con me. 2 anni ci metterò la Nutella. Va bene? E siamo in banza, Ma che banza è la mia, che banza! Siamo in banza, Signora! Oh, oh, oh. Signora! Dice a me? Sì, ma dove lavora suo marito? A Sabbiano. In fabbrica? Sì, è stato 30 anni in fabbrica. Poi cassa integrato, esodato e ora lavora in una serra di fave. Signora! Ma che lei sappia, assumano! Culisani! Oh, scusate, prendetela come battuta, Io vi voglio bene, ragazzi. Nonna, cosa sono le fave? Fruttini di marzapane! Guarda, fai una bella cosa, tieni. Aspetta, Fai colazione e una ascolta a quelle di un olivornesi. C'hanno la lingua bastarda. Bastarda se te, ma dall'acciaia. Tieni. Tieni, mangia pianino, tra 8 ore c'è da far bagno, Vito! Oh, no, mi sono una cosa io!
Hai fame? Ah, oh, ma te bello di nonna, c'hai il bau solitario. Allora, ieri sera, alla grigliata dell'Aurrida si è diluviato. 3 bruschette col pomodoro e la mozzarella, 4 salsicce, 1 piedino di maiale alla griglia. E poi non contento, si è mangiato mezzo comero e 1 chilo d'uva nera. Poi non contento, ha voluto anche 1 filone di pane riempito di salame e di fi. Oh, a proposito di fi, lo sa signora di Pisa? Dubisani, i contadini parlavano fra di loro, dicendo mi figliolo, con 1 fio ci mangia una forma di pane. Ma quell'altro, or mio, con 1 fia ci si è mangiato un podere. A voi vi piacciono fi? No, preferisco il salame. Ah, sì. Ritornando al mio nipote, fosse soltanto il mangiare tarabaralla. Il problema nasce, signora, quando fa la cacca. Allora ti fa certi stronzoletti, sembrano cannoli siciliani. E poi puzzano, puzzoletti, mamma mia. Bisogna spalancare le finestre e sorgir di asa. L'altro giorno la signora di Milano, che c'ha la asina a casa la nostra, spaventata dal puzzo, ha chiamato il manutentore del bagno pensando che si fosse rotta la fognatura del bottino. La prego! Stiamo facendo orazione! Oh, come fate a mangiare quella ossa squacquarellosa? E poi di mattinata, poi, oh! E sono affari miei, anzi, nostri! Non lo sapete che lo yogurt viene fatto con il latte scaduco? Chiamate latte fermo, e dopo la fermentazione ci fanno ver po' di troiaione! Stia attenta a quanta ne mangia, signora, se no gli scombussola l'intestino! E si cà addosso. Senta un po' poco. Noi e non c'ha bisogno di suoi consigli. Pito! No. Prossimo anno voglio delle garanzie scritte dalla direzione prima di fare l'abbonamento. Essere sicura che la vostra presenza sia lontana almeno 1 miglio da noi. E con l'accorpamento delle province, poi, da ora in avanti, se volete venire a pigliare il sole in sulle nostre spiagge, e lì ci vuole entrare il passaporto. Pito! Sono disgustata. Era così riposante il bagno là dopo. Da quando ci siete voi, l'hai diventato un carciucco di volgarità. Dammi a sentire, Scorfano! Scorfano! Sì, te scorfano e lei trascina. Io trascina? Se non vi piace il bagno la topa, andate a quello dell'uccello. Da che parte? Qui, a 3 passi. Cosa ha detto? Da che parte? E qui, chiamatelo le forestieri, ci vanno a fare i balli di gruppo. Chiedetelo a loro. Insomma, basta. Basta e basta. Ma noi ci si viene in sui vostri scogli a Pignazzoni, eh? Avete provato a venirci sul Romito. Ma siccome a Pisa nascete tutti con piedi piatti, quando arrivate sugli scogli sdrucciolate e vi smoccolate. Pito! Le meduse! Siamo dentro lei! Sì. Ma parlavo con lei! Ma si faccia un pofino fatti sua! Pito! No, noi non siamo spiritosi come li volesse, ma più dei pisani sì! Lo sapete cosa fanno 2 preti a letto? No, quello che fanno loro. La messa a moto. Oh, Zaira, venite qui. L'altra mattina, mentre ero nelle docce, mi lavavo. Nella doccia accanto c'era un moccolone. Bella, cosa t'hanno detto in quelle bocche? Guarda, Graziella, che belle tettine che ho. Le mie sono più grosse. Guarda, Graziella, che bellini bellini c'è la mia scimmiottina. La mia mangia di gialle banane. O quella sorrina di clausura rimasta incinta a sua insaputa. Come l'asa di scaiola al Colosseo. Era uguale. Il priore del convento le portò subito tutti a visitare il ginecologo. Le sorrine erano un po' spaventate, invece il ginecologo le assicurava: state tranquille, e dalla natura
paura delle sorine ci sortiva fuori tanti coriandoli, coriandoli, le sole spaventate, non vi spaventate, sorine. Questi non sono coriandoli, sono bollini delle banane. Certo però, un Dio mi annulla. Le sorine però ci potevano stare un pochino più attente. In fin dei conti oggigiorno i cosi lì, i profilattici, li vendono anche fuori dalle scuole. Lo sai cosa diceva un profilattico davanti allo specchio? No. Stasera che cazzo mi metto? Ma via, come avete fatto finire? Quelle diceva le tue moccolotta. Pare che conoscano tutte le misure dei piselli di tutti i ragazzi del banco. Ci Piero ce l'ha 18 centimetri abbondante. Sì, lo sapevo. Massimo, da famiglia, ha abbondante anche vello. Sì. Arturo ce l'ha moscio, non serve a nulla. Mi interessa. Pare che l'unico che ce l'abbia veramente ben dotato sia Tarza. Ah! 25 centimetri! Oh, oh. Ah! Attenzione, prego. La direzione del bagno alla toppa, in collaborazione con la nostra animazione, è lieta di presentare il tradizionale evento dell'anno. Fra pochi minuti saranno uniti in matrimonio l'attore Alessandro Preziosi con la cantante Fiorella Mannoia. No. Testimoni degli sposi sono stati prescelti da una giuria specializzata del bagno, Cirillo Buolevere e Fofo Paiotti. Tutti i bagnanti sono invitati dagli sposi al taglio della torta nuziale. Io farò da testimone a Preziosi. No, Preziosi lo prendo io, te prendi la Mannoia. No, la Mannoia la prende tanto. La prendo io. Te prendi me, scemo, e che sia la morta buona. E io chi piglio? L'arsellaio senza gambe! Lascia stare, tanto ci potrai trovare qui, con le nostre notti bianche, ma non saremo stanche, neanche quando. L'animazione è un gioco. È solo un gioco. È un intrattenimento. E i giorni bello quando dura poco. Ma capito? E che allora... figura mi fai fare? Ma... E allora questo matrimonio non sa da fare, come disse Don Abbondio. Andiamo avanti. Può andare avanti? Andiamo avanti. Allora. Dopo la lettura degli articoli 141, 142 del Codice Civile, posso proseguire la cerimonia. Segua. Adamo Cilecca, in arte Alessandro Preziosi, è felice di prendere per sua legittima sposa la qui presente Stefania Chiavona, in arte Fiorella Mannoia, nel bene e nel male, finché morte non mi separi. Dica sì. Lo voglio. Sì. Lo voglio. Oh, Stefania Chiavona, in arte Fiorella Mannoia, è felice di prendere per suo legittimo sposo il qui presente Adamo Cilecca, in arte Alessandro Preziosi, nel bene e nel male, finché morte non vi separi. Risponda sì, lo voglio. Sì, lo voglio. Oh. Allora, con l'incarico a me consentito dalla legge italiana, vi dichiaro marito e moglie. Bacio. Come oggi così felici la mia figliola, il tuo figliolo e i tuoi bimbetti, mai così felici. Se te c'hai dei problemi logistici, io rispetto le tue idee, ma per me il problema
non sussiste. La mia asa è grande e l'uscio è sempre aperto quando voi lo vogliate, quando lo vogliate. Brava mamma, hai parlato proprio bene, mi hai commosso. Se questa è la vostra scelta, tua e dei bimbi, io la rispetto. E vorrei dire che e vi do consenso anch'io. Oh. Anzi, sai, sa fuo. Sa fare. Quasi quasi, e mi avvicino. Mi vengo a cercare una bella asina rurale vicino a stallo. Top. Ce n'è una libera vicino al cimiterino. Top. Ma stagna di Livorno. Dio, o Eva, potrebbe tornare di Asonno, sa. Certo, Dio, Livornesi e Pisani è uno scozzaccio, ma ci si può sempre provare. È vero, Zelina. C'è quella bella avera in fondo al corridoio, grande, ariosa. C'è quel bello di finestre. Lo sai, non apro mai per le finestre. Ma lo sai perché? Perché se le apro vedo Pisa. Ma scusate, l'anello non usa il filarmo in questo matrimonio? Ce lo infilerei io stanotte. Se non c'entra, ci siamo noi qui, vero? Il foro di Lucca. A questo punto della cerimonia, però, come vuole la tradizione, la sposa deve lanciare il bouquet. E ci sono delle signorine nel nostro. Sono io, la signorina. Ho pensato di dare questo bouquet a Fofò e Cirillo. No. Sì, con l'augurio che anche per voi si possa realizzare il vostro sogno d'amore. Magari entro il prossimo anno, eh. L'allergia per quell'organo vi sorge dall'orecchio. Ma perché avete scelto di venire al bagno la Tova? Pensavamo di fare conoscenza con tanti pipistrelli. E invece dei pipistrelli avete trovato tante passerotte e cornacchie omettenti. Una cosa è certa, bimbi, quest'altro anno sono finite vinti. A me mi mancherete tanto, perché vi voglio bene, ecco. Sì, Denna, come sono simpatici livornesi. Non vedo l'ora di tornarci in casa insieme, to! Non t'allarga tanto! Però, ragazzi, ve lo posso dire sinceramente. Sì, sì. Un altro anno andate al bagno dell'uccello, come avete detto. Però sappiate bene che quell'uccello è con le penne, vero Tarzan? Freschi come il pesce di scoglio. Sì, sì. E lo sapete? Ma che siete di Livorno, me lo dite un po' buonosa. Sì. Lo sapete perché Livorno siamo a Livorno, eh? Lo sapete? Ma certo che lo sappiamo. Quando un pisano viene a Livorno, l'albero un culo e le foglie d'intorno. Mai sentito? Mai sentito, Denna, come parla con questo ammellone livornese lì, più grosso di un cavallo di Troia? È vero, io sarò un cammellone, ma te sei la Troia, sei la Troia! Cosa urli, soli che mi lavo denti, Basta, basta con le risse, basta! Venite qua che facciamo un po' di ballo in acqua, venite, venite! Ma ballo in acqua! Con le mani, con le mani!
rendo conto. Sono molto contento. Se devo essere tanto sincera, mi sono tanto, tanto divertita. Siete stati una bella scoperta, sì? È vero, è vero, è vero. Se mi lasciavano cantare il cugino Pio, avremmo sicuramente vinto. Mi dispiace, sono davvero affranto per questa cosa, ma la base non voleva proprio partire. E secondo me c'è stato un sabotaggio. Perché queste cose tra amici non si fanno. Perché sono gelosi. Oi, alla prossima corrida voglio partecipare anch'io, vero? Sì, però adesso ci sono le iscrizioni per la gara culinaria di domani sera. Premio di Laura. Sono io la detentrice del premio. L'anno scorso il mio piatto fu il più votato e apprezzato da turisti. Giucciarono anche mestoli. Vero, Nico? È vero, è vero. Cosa gli preparasti? Il risotto sulla scimmia? Spaghetti sulle padelle. Quelle di scoglio del Vestrini. Cocodè! Sì. Signor Cocodè? Sì. Posso fare un'osservazione? Sì. Vorrei sapere come mai ieri sera, durante l'esibizione della corrida, ci sono stati fuochi d'artificio. E mi sono perso quella storiella che a detti di tutti è elettrizzante. Che rabbia, che rabbia! Forse si riferisce a quella storiella della rapina in banca? Sì! Ma trova difficoltà a ripeterla per noi adesso. Oh, ermi bello concedere il bis. Oddio! Allora, in una banca del centro, all'ora di punta, si presentano tre banditi mascherati col mitra spianato. Questa è la rapina, fermi tutti! Terrorizzante! Fermi! Tutti gli uomini al muro! Tutti gli uomini andranno al muro! Che brividi! Tutti gli uomini a muretto! Tutti gli uomini a muretto! Tutti gli uomini giù pantaloni! Tutti gli uomini giù pantaloni! Tutti gli uomini giù le mutande! Dice uno con la voce da portuale, cosa ci abbina giù le mutande? Zitto lei, lo vuol sapere meglio del bandito? Bravo, bravo. Signora! Sì? Come andò a finire? Ci sono stati dei feriti? Siccome in quella banca non c'era un guaino, i banditi per rivalsa se la rifecero con un vostro collega Gaio e gli fecero un bocciolo così. Fofo? Sì? Ci sa il conto? Via, non potrei perché sono sul lavoro, ma sentite questa. L'altro giorno incontro un vostro collega, li faccio. Ho saputo essere gay. Sì, e allora con questo? No, ma ho saputo che anche i tuoi tre fratelli sono gay. Sì, sei geloso, cosa vuoi, No, scusa, ma in casa vostra non piace a nessuno la topa. Sì, alla mia sorella. Bravo. Cos'è? Sì. Ma la gara culinaria, ognuno è libero di... Possibile. Comunque farò lo stesso un piatto di pesce molto gradito ai signori medici di Firenze. Cazzi di re in umido con tutti i lodori. Ma basta, basta, cazzi, cappelle, anguille. Ma dove stiamo? Al mercatino dell'usato, Signora, ma il cazzo di re è commercio. Così se ne trova. Senta un po', Cocodè. Sì. Sono ancora aperte le iscrizioni per questa gara. Vorrei partecipare anch'io. Certo, ma scherzo. Te partecipare alla gara culinaria? Beh. O senza oce nemmeno due parte cammino? Ma non mi credete, Anche per fare due parte cammino ci vuole talento. Oh. E poi, se mi venga la parte cammino e sbuccio la treccesia, vuol dire che sono zamboni, la notte ci ruzzo. Senta, senta un po', lei. Dica. Ma Cocodè è il suo nome di battesimo? No, io mi chiamo Andrea. Cocodè è il nome del nostro gruppo di animazione. Ah, sa, abba pazienza, io sono curiosa. Ma come mai l'hai scelto questo nome? Cocodè? Perché io sono il gallo in mezzo alle galline. Ah, ecco, ho capito. Ora mi torna tutto, mi torna. Mi ma sembra di aver capito, petti. Lei è di Livorno, giusto? Io sono di Livorno. Noi animatori siamo europei. Meglio. Ma perché mi fa questa domanda, scusa? No, perché... Cocodè... E lo fanno le galline livornesi, sa? No. Poti! No. Poti!
Ecco. Stammi bene a sentire. Cucino spennacchiato col carcinaccio al culo. Prima di tutto le galline livornesi non lo fanno cocco de. Fanno de cocco, ti levi di monotoglio mia. Cocco de. Sì. Te uno sai, un dolce mitraglia. Mitraglia è uno che barbotta. Pensa, è sempre senza lavoro, c'ha un branco di figlioli, si vede, barbotta anche quando tromba. Dice che l'hanno presa a lavorare in un allevamento di galline. La mattina deve fare co 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 e tutte le galline sortano. La sera ci 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 e tutte le galline rientrano. 500 le deve untare tutte. Una sera, la mattina erano sortite le galline, la sera ci 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 rientrano le galline, una non voleva rientrare. E lui ci 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 la gallina, ci 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 la gallina. Ora mi sono davanti, co, 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 tutte le galline fuori. Ci vediamo più tardi, eh? Ci vediamo più tardi. Ciao, ciao, ciao. Io ho fatto soltanto quello che tutte le persone oneste dovrebbero fare. 2 anni fa mi trovai anch'io nella tua situazione. Persi la tenina d'oro del mio povero babbo. Pensa che sulla medaglia d'oro c'era perfino scritto nome, cognome, indirizzo e un riconoscimento dell'Avis per essere stato donatore del sangue. Però nessuno si fece vivo, tutti morti. La tenina non l'ho più vista. È vero, si pianse per un mese per la perdita di quella tenina. Il mio babbo me l'hanno fatto morire 2 volte, ma tanto chi l'ha trovata? Quei vaini se li deve essere mangiati di veleno! Io la penso per la mia sorella, perché io non riesco a portarla ancora, però io la oscenza ce l'ho tranquilla, però speriamo che li siano rimasti sullo stomaco. Si vive in un mondaccio, si vive. Se giri gli occhi un attimo ti portano via anche la crema solare, figuriamoci loro, figuriamoci. Io potrei perdere. Bello, ma tutto l'oro io l'ho lasciato a casa. E poi lei venì con tutto questo ben di Dio al mare e poi portarlo sulla spiaggia, via Zaira. Senti Bellino, la popolana livornese è differente da tutte quelle altre popolane, dalle pisanie, dalle senesi, dalle lucchesi. La popolana della Venezia senza i braccialetti, le ollane e gli orecchini e i suoi orecchi si sente ignuda, è nel nostro DNA da generazioni. A Pisa, 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 le pisane, a Lucca, 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 le lucchesi, a Siena, 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 le senesi, alle più belle sono le livornesi. Paradì, paradì, paradina, paradì, paradì, paradina, paradì, 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 paradina. Sì, è vero, è vero. Le popolane, quelle etrusche per intenderci, che vivevano a Populonia prima di Cristo. Ma pensate che negli scavi archeologici i ricercatori hanno trovato molti, ma molti preziosi femminili. Fanno parte del corredo della donna, la vanità. E poi anche se dovessi perdere di questi ciondoli, ma da lì è tutta bigiotteria da 3 palanche. Bigiotteria! Forse Lucchesina non lo sai, no? Che questi lì sono tutta roba comprata da cinesi e bigiotteria? No! Non lo sai? No! Allora sei l'unica del bagno la topa o non averlo saputo? Perché lei lì l'ha detto a tutti che questa è roba da cinesi di bigiotteria che costa 3 palanche. Morisse lei, io non ne sapevo proprio nulla. Allora sei l'unica a non saperlo. Come la storia, perché lei lì si inventa un sacco di... Ma io vero? Sì, te. Ti sei anche... Te. È vero, hai ragione. Se parli male di tutti quanti per il bagno, il laccherò una lezza. Ma lo sai? Si è inventata anche la storia
che la mia mamma, povera donna, riempiva le patate con le penne del fagiano per far capire che faceva l'arca. E io? Sì, te. Hai detto anche che siamo pieni di debiti fino al collo. E io? Ti sei anche inventata la storia che noi si deve sempre finire di pagare l'affitto dell'asina dall'altra. Ma io? Sì, te. Berri mi buo rotto dal tignano. Del Pontino, della Venezia e anche dell'Ardenza. Ma te, vedi di morti figli bianco e nero, e stanotte devi aver dormito senza guanciale, te lo dico io, te lo dico. È vero, ho dormito senza guanciale, perché la testa l'ho appoggiata sull'uccello del mio marito. C'ho sempre il segno, guarda. Sembrava una voglia. Di prendi fragola. E da mattina sei pria senza me, te lo dico io, vermi buo della scofaia e di sarpiato. Oh, che sia frutto tutto della sua fantasia. E mi sembra un po' esagerato. Ci sarà qualcosa di vero, no? Ma sentila. La mocciosina piena di accole prende la difesa di una donna che a tutto il bagno la topa, ha detto che te io? C'hai sempre da pagare al fruttivendolo un chilo di ciliegie che hai comprato a giugno. No! Lo sanno tutti! Hai detto questo di me? Ero presente sul bando di città. No. Papà di Buzzo Venti ha detto questo di me! No! Ma cosa urla? La vede fuori da pacella! E poi! Peter Bagno ha parlato male di tutti. E la chiacchierona. Anche di voi, Di noi. E cosa ha detto di noi? Che ce l'avete rotto spanato. Tutte e due! Cosa ha detto di noi? Che ce l'avete rotto spanato. Sì, ma un po' di altro, vero? Senza poi allargare Dio. La rosa fino alla mesi stufi di Firenze. No! E me? Che brutte cose ha detto di lei, Empolina! Cosa mai avrà potuto dire di una signora come me? Di una signora come lei ha potuto dire che lei è una gran buaia e che lavora in una conceria di cinesi. Bella mia signora di... della rotta! Io, boiola, e poi una conceria di cinesi, ma lei è un'infamia, non dovete credere a quello che dice questa, non le metto, guardi, venga qua, non le metto le mani addosso perché sono una signora, sì, io sono una signora, una con tanti soldi nella vita, sì, sono una signora, una per cui la guerra non è mai esistita, e quindi... Tutto quello che dice lei è una menzogna, io sono la signora di Fiesole. E ci importa la sega di dov'è? Vieni, Bagnino se ne danno. Non le metto mani addosso, oltretutto. Così con questo microfono e si è verificato perché
scusate, si sentite? Sì. Perché io non sento nulla. So se voi mi sentite. Va bene, allora se mi sentite. E vi ringrazio della vostra partecipazione così numerosa. Mi hanno detto che ci siano 667 persone paganti, quindi mi fa piacere perché ancora una volta abbiamo portato così tanta gente. Magari saranno anche venute per sentire quelle tre o quattro parole così persone, alcune persone volgari, però dobbiamo ricordarci che noi siamo volgari, viene da Volgo e Volgo il popolo e siamo noi. E siccome io mi chiamo Giuseppe Pancaccini, ho scritto 30 commedie, delle quali alcune sono anche state tradotte e diciamo diffuse in tutta Italia, non mi vergogno di essere livornese e di avere scritto Il bagno alla topa. E questo è il segreto di portare sempre tanta gente così, perché noi si porta gente da 40 anni. Io sai, in 40 anni non è che perché voglio criticare quante compagnie ho visto nascere e ho visto spengere, purtroppo me ne dispiace, vorrei che ci fossero dei confronti, vorrei che ci fossero altri a portare avanti, perché io dico sempre questo è l'ultimo anno e sono loro che dicano no, proviamo a farne ancora un altro, dai, come si può fare? E beh, facciamone ancora un altro. Beh, allora voi, ogni volta che ci incontriamo, innanzitutto vorrei ringraziare la presenza di tante persone, diciamo anche importanti, c'è Paolo Solange, dov'è che non lo vedo, ma so che c'è, ecco là. Paolo. C'è la figliola di Lattuada, non so dov'è, la regista se vuole alzare la mano. Poi mi hanno detto, poi so che c'è il regista Angelo Savelli che è un mio amico e il direttore del teatro di Rifredi, Giancarlo Nardini, del teatro stabile unico riconosciuto dal Ministero dello Spettacolo in Toscana, dove noi abbiamo l'onore di andarci qualche volta nel corso della nostra, diciamo, carriera. Bene, poi ci sono altre persone che, diciamo, in prima fila vedo il Paolo e la sua meravigliosa moglie, stupenda. Vi volete alzare per cortesia, tutti e due? No, perché voi siete più cliccati di Fred. No, avete, diciamo... No, veramente, dai. Andiamo, dai, siamo stati visionatori quando vi ringraziamo. No, per carità, sono nostri carissimi amici che ci seguono come voi tutti. Ora non so fare l'elenco di tutte le persone, poi Paolo verrà anche qui sul palco, ci dovrà dire qualche cosa. Bene, voi? Quando ci troviamo? Ciao, non l'avevo visto. Anche quest'anno, tutto a posto? Ma no. Sono in Piazza Cavallotti, mi domandano, ma cosa fai quest'anno, cosa fai quest'anno? Perché non fai una commedia sul bagno dell'uscello, quella su quello, quella su quell'altro? Per dire la verità, volevo continuare a fare una cosa del genere, però è capitato che nella città, diciamo, rossa come un pomodoro San Marzano, da 80 anni a questa parte, quando nacque questo benedetto Partito Comunista, Nenni Abbattire quella frase, contano i numeri, le vedremo sui fatti, infatti sono contati i numeri, dopo 80 anni e i fatti si sono, diciamo, capovolti, in tutte le cose contano i numeri, anche voi fate un numero, un grande numero, perché noi si fa spettacolo, quelli che ci vengono a vedere perché noi portiamo un numero, purtroppo questo cambiamento grillinare che è nato qui a Livorno non mi ha fatto e mi ha spinto a scrivere una commedia attuale su questa, diciamo, vita e su questo momento di società. E lo dico, non lo sa neanche la compagnia, credo lo sappia solo il Bagnoli, perché se non lo dicevo al Bagnoli, ma però gliel'ho detto solo stasera. Che la prossima commedia, cioè dal 14 di marzo al 21 per 8 sere al Teatro Quattro Mari, si intitola, anche perché vanno tanto di moda,
Centro benessere a 5 stelle. C'è, vai a fanculo, mi rivolgo a te. Ma non abbiamo fatto la rivoluzione a Livorno per costruire un centro benessere. Hai capito? Non abbiamo fatto la rivoluzione per costruire. Cosa aspetti di fare un riposino? Che siano pronte le terme del corallo? Stiamo facendo una lotta contro il potere. Noi non faremo stanze dei bottoni, nelle piazze faremo fontane, faremo panchine. Hai capito, Giuseppe? Noi siamo disposti a tutto, siamo pronti a tutto, Giuseppe. Noi non faremo l'ospedale. All'ospedale ci vanno malati, signora, lei si sente male. Vi sentite male? Solange, sai se si sente male qualcuno? Che cazzo di indovino sei? Io non lo so. È una cosa, all'ospedale... Al pronto soccorso ci andiamo quando ci si sente male. Voi state otto mesi su 12 arroccati al gabbiano. Se vi sentite un po' di mal di gola, prendete un'aspirina, Maremma Maiala. Cosa ve ne fate? Non fate come me, che dopo che ho sentito parlare Renzi è venuta la diarrea, sono andato al pronto soccorso, mi hanno dato il codice bianco e mi hanno detto si accomodi all'ospedale nuovo. Vai a fanculo! Dov'è l'ospedale nuovo? Dov'è? Dice, ma lei c'è un codice bianco, si mette lì nel campo, la chiamiamo noi. Arrivai a fanculo! Perché Livorno deve essere la capitale dell'opposizione. Tutta l'Italia deve diventare come Livorno, la Livorno allargata. È vero, Giuseppe? E poi Livorno è come la Genova, dai. A Genova c'è il porto, c'è l'acquario, c'è tutto, ma c'è anche i turisti. E voi la dovete smettere di considerare i turisti come una rottura di coglioni! Senta, Grillo, innanzitutto lei è venuto qui, per carità, io ho ascoltato tutto quello che ha detto e ha interrotto uno spettacolo, e da un uomo di spettacolo lei non lo doveva fare. Perché lo chiami spettacolo questo? E beh, non è uno spettacolo? Non mi sembra. Comunque lei... Dal suo, diciamo, movimento ha fatto venire fuori un certo Filippo Nogari, che è sindaco di Livorno. Beh, intanto gli dica di far ripulire la Villa Fabbricotti, che è il parco più bello d'Italia e c'è tanta spazzatura. Nogari, pulisci tutto domattina, vieni te a spazzare, capito? Ah, e poi le volevo dire una cosa. Ora io posso capire che lei ce l'abbia con Renzi, che ce l'abbia con tutto, con la Santa Chè. Ma tutta questa polemica che c'è, l'ho visto nella Vita in Diretta 3 giorni fa, fra lei e Pupo, ma me la vuole spiegare? Pupo è un cantante minchia, dai. È 30 anni fa, quando è venuto alla Rai al bancone, al bar, che non ci arrivava. Ha saltato così, un succo di frutta. E io l'ho preso per il culo, perché di là c'era Lucio Dalla e gli faceva pesco a bicocca. Mi scusi, Cristo. Ma io lo sapevo. No, ma è il bimbo che scurreggia. No. Mi stanno chiamando al telefono, mi scusi. Pronto? Pronto? Sì, con chi parlo? Sì, pronto, buonasera, sono il cavaliere. Oh, Vai a fanculo! No, mi scusi, non ho capito. No. Sì, pronto, mi consenta un'informazione, signor Pancaccini? No, anzi, dica. Senta, signor Pancaccini, volevo sapere, nel suo centro benessere ce n'è gnocca? Gnocca buona? Abbiamo la gnocca bagnolacea. Ma è maggiorenne, non vorrei avere problemi con la magistratura. Sì, è del 30. Cribbio, del 30? Sì. Ma Pancaccini non è carne fresca? Ma lei c'ha 17 di mano, 48 di piedi. Fa certi massaggi all'addome inferiore fino al prete scatolo. Massaggia soltanto con le mani, signor Pancaccini? Lei va oltre, ma comunque se vuole gli posso presentare, capito, la nostra Ciuciancima, dov'è?
E lei potrebbe andare a caso suo. Certo. E poi abbiamo anche la Yolanda, quella che suona la banda e col culo suona il tamburo. Ah. Sì, e con le tette fa dei massaggi alle meduse. Cavaliere, la Mirandona, dov'è la Mirandona? Ah, eccola qua la Mirandona. Ma che cosa fa la Miranda? Mirandona. La Mirandona rifà tutto quello che lei vuole, però è a mezzo servizio, perché il pomeriggio lavora alla centrale del latte e fa i formaggini. Senta, con lei va sul sicuro, perché la nipote di Alibaba. Alibaba? Sì. Io conosco i 40 ladroni. Ah sì? Tu lo con te, ladrone! Ma portami le prove! No! Te ne porto io le prove. Quando c'era il terremoto dell'Aquila, Giuseppe, Berlusconi e Alfano per le strade tramutate a intervistare, dice, te cosa ti è successo? Dice, io penso casa, lavoro, segna, e Alfano segna. Vanno da un altro, dice, te cosa fai? Io penso il capannone, segna. C'era uno tutto fasciato. Dice, te cosa hai fatto? Io ho sentito la scossa, mi sono messo lungo il muro, è cascato il vetro, ma è virato. Dice, segna. E Alfano dice, cosa gli diamo, un cazzo? Perché a quell'altro che mi dà di qualcosa, vai a fanculo! La saluto, arrivederci signor Pancaccini. Arrivederci. Paolo, vieni. Mi dispiace per di voi di questo intervento che è stato, sta tentando di smoccolare come Pisani, eh? Che è buio. Facciamo fretta, ci abbiamo le ragazze delle cocco. Ah, bene, di vivere il pacchetto. Beh, allora... Ciao Paolo, grazie di essere venuto. Tanto io non presento nome per nome tutta la compagnia, perché purtroppo non abbiamo tempo, in quanto a mezzanotte per legge dobbiamo smettere, hanno fatto troppo intervallo. Io dico, ma cosa mai? Questi 10-15 minuti di intervallo bastavano 5-6 minuti. Comunque, queste sono le maschere del carrozzone. Noi abbiamo trovato anche delle difficoltà perché non si sapeva che ha visto piove, nonostante abbiamo un grosso palco scenico, questa è una commedia dove addirittura le ragazze della Cocodè erano 8, ne abbiamo dovute portare 2 che ballano. Insomma, abbiamo dovuto un po', chi l'ha vista già sa che è diversa. Ce ne scusiamo di qualche cosa tecnica perché microfonare 20 persone, tante altre cose. E poi, insomma, ora basta tutte queste cose, tanto te, per quello che avete pagato, va bene anche così. No, scusate, dicevo no a Paolo, che ieri sera, ti ringrazio, eri con Renato Zero e con Raffaella Carrandia. Sì, a Capabbio. Ma non c'è... Non date un microfono a Paolo. No, dai, tanto non ti serve più. Ah? Ecco, datemi un microfono, chi ce l'ha? Dani il tuo. Mi hanno dato il gelato. Allora, ieri sera sono stata alla presentazione del libro Siamo tutti puttane e siamo veramente a Capalvio davvero. Poi volevo una cosa da voi. Io amo Livorno e stasera è stato un pezzetto di vita veramente eccezionale. Mi sono commosso, ma soprattutto sono stato bene perché ho fatto... Ho ritrovato un grande artista a cui farei un applauso grandissimo. Ma più forte! Un signore che ha raccontato la vita per tutti questi anni. Ci ha raccontato e vi ha raccontato. Quindi io però questa volta non voglio sentire l'applauso. Come porta fortuna, perché queste commedie resistano nel tempo, facciamo un urlo clamoroso. Al mio tre facciamo un urlo, ma proprio forte, forte. Così scacciamo tutte le malinconie e ci portiamo fortuna. Ci siamo? 1, 2, 3, forza! No, più forte, più forte. 1, 2, 3, forza! Bravi! Allora... Paolo, lo posso dire Paolo? Cioè io mi chiamo Paolo. Allora, no, non posso dire quello che sto per dire. Nel centro benessere a 5 Stelle c'è la partecipazione, ma la grande partecipazione dell'artista Solange, che farà la parte del direttore, indovino, perché nei centri benessere
ci hanno dato tutti dei prezzi di qualche male, di qualche dispiacere, di qualche corno, e lui le cura tutte. Insieme ovviamente alle Bagnolacce, alle Succia, a Ciuciancima, a Pupalacche e tutte quelle che ci sono. Ora noi dobbiamo chiudere. E naturalmente chiudiamo sempre con la nostra tradizionale banana, in questo caso cacao meravigliano. Aldo Bagnoli faceva la sua carrellata di barzellette storielle, non ci incastra, se ne vuole dire una proprio per fretta e furia. Poi vi voglio dire che il 17, nella occasione del marito di figliolo, qui ci sarà Renato Zero, e naturalmente ha cominciato a recitare proprio nella nostra compagnia già il suo nonno, e lui faceva la parte che paura il Bagnoli. Quindi sono amici, e con Paolo e Ruffini abbiamo fatto due ultimi dell'anno insieme alla Gran Guardia, sono amici che mi sono stati vicini, mi hanno scritto parole molto belle nell'occasione di tutto quello che mi è capitato, però vedi, io eccomi qui. E mi dispiace solo una cosa, scusa, di questo microfono, vai, parla tutto qui. Io volevo dire, vedete, io non voglio fare complimenti gratuiti perché non fanno parte, io li dico sempre in televisione, insomma lo sapete. Ma io stasera sono felice anche per un'altra cosa, e lo dico commuovendomi anche parecchio. Cioè, un uomo che riesce ad avere questo sorriso, questa forza per tutti noi, e che ci regala tutto, avendo vissuto un momento così difficile, non è da amare di più. E a questo punto voglio sentire veramente la vostra forza, perché siete voi che date forza a lui e a tutta la compagnia. Forza, fate un applauso enorme. Grazie, vi voglio bene. Guarda, poi penso che un'altra parola voglio aggiungere, curiosa. Tu hai letto Le mani a tutto il mondo, no? Cioè, però mi risulta che leggi anche Piedi. Anche i segni quelli non rifatti. Anche i segni non rifatti. E ho letto che hai letto ai piedi di Zenga, il portiere della Nazionale, quando era Nazionale, a Mancini, hai letto Piedi. A me non vuole può leggere, A te leggo il cervello, che è la cosa più importante. Cacao mera, a lui di Pisano, ci fate altro. Scusate, levate l'audio a tutta la compagnia, lasciate solo quelle del Bagnoli, perché sennò ci arrestano tutti. Oh, ha capito. Quando vi dico è Pisano. Tito. Tocca a camera di là. Vero, ora non è che me l'avete fatto. Visto che il nostro amico parlava di puttane, con tutto il rispetto per le signore presenti, qualche storiella appunto sulle sole. Ma perché una sera al cinematografo c'era uno che faceva così. Sicché una donna gli ha fatto, giovane, stiamo qui, lo fermo, vedo il film. Mi fa, vedere signore, io ho fatto il marinaio 30 anni e ho preso questa abitudine. Diceva la donna, anch'io ho fatto la puttana 20 anni, ma vado via tua in due cose. Sempre su questo argomento, si sa bene quando i bimbi cominciano l'anno scolastico, il maestro si informa sulla famiglia, detto babbo cosa fa? Mi babbo è disoccupato. C'hai un fratello? Sì, mio fratello è in galera. Ah, la tua mamma cosa fa? La mia mamma fa la sostituta. Che se ne può dire? Sì, la sera si profuma, si veste, si mette la minigonna, scende, c'è una macchina, la caria, la porta via, dopo 10 minuti ritorna, un'altra macchina, la caria via, poi ritorna, un'altra macchina. Ma quella è prostituta. No, quella è la mia sorella, ma siccome c'ha la bronchite ci va mia madre.
ragazzi una sera partono magari, si va a fare la notte, brava, e vanno dove c'è queste donnine che aspettano clienti, si fermano, li chiamano, bella venivale, fa volevi, ce n'hai fiato per tutte e quattro, a voglia te ce n'avanza, gonfiaci le rote, vai. Secondo, perché vorrei ringraziare anche i giornalisti della Repubblica, Pili Livorno, Granducato, il riversamento Rai per domani sul telegiornale, insomma noi siamo seguiti da tanta gente, domani anche su tutti i giornali, perché ci sono anche, c'è il fotografo speciale della Corriere, come si chiama? Vincenzoni, insomma ci sono, qui abbiamo stasera. Sì, tutto il team Toscani stasera hanno fatto fotografie della serata, vedrete che domani c'è anche il giornalista della Nazione, che vi ringrazio tutti, prego Magnoli, può continuare. No, ma se si deve finire anche, allora è mi bello concedere il bisse. Allora, un pullman che andava verso Nuvola era pieno, sicché mamma e bimba si tenevano al passamano, per l'appunto quest'autobus passa in una zona dove c'è queste donnine a sedere sulla sedia, all'ombrellone, aspettano clienti. Allora la bimba le vede, fa, mamma, chi sono quelle signore mezze nude sulle seggioline? Quelle sono signore che aspettano l'autobus, fa l'autista, no, quelle sono puttane! Mamma, ma le puttane li fanno figlioli? Certo, se no chi li guiderebbe l'autobus? Macchina con quattro cinesini arrivano da queste donnine, frenano, abbassano il finestrino. Scusi signorina, Emiliano Magna? Se Emiliano mangia non lo so, però là c'è Giovannona che lo ciuccia! Allora, con l'ultima storiella su Pisani, questa è la chiosa di tutta la serata. In un bar a Livorno c'è un ragazzo che sta facendo una colazione con le fette biscottate, ci metteva la marmellata, arriva a Pisani ma stia giù in gomme. O cosa fate voi a Livorno? Mangiate le fette biscottate? Noi a Pisa si mangia il pane fresco e con le grosse rosicchioli ci si fa le fette biscottate e si manda la voi a Livorno. Ci metteva la marmellata. Voi ci mettete la marmellata sulle fette. Noi a Pisa, si mangia la frutta fresca. E con torzoli le bucce ci si fa la marmellata, si manda a Livorno. Voi a Pisa trombate? E si tromba, sì. Cosa ci fate con preservativi usati? E si buttano via. Noi a Livorno ci si fa chewing gum e si manda da voi a Pisa.